Siamo usciti con tranquillità quando siamo accorti che la chiave non entrava più. Panico. Il gatto, grazie a me, merito mio, ha aperto la porta. La famiglia chiusa fuori, in casa nessuno, anzi quasi nessuno, perché a risolvere la situazione prima dell'arrivo dei vigili del fuoco ci ha pensato il gattino Bibi. Una storia che ha dell'incredibile, ma che è accaduta realmente ad Arezzo. L'intera famiglia si era infatti chiusa fuori, ma non solo, le chiavi erano rimaste dentro la toppa dall'interno. Dall'altra parte Bibi, saltando sulla maniglia, ha aperto la porta proprio mentre i proprietari erano al telefono con la centrale operativa dei vigili del fuoco a cui stavano chiedendo aiuto. Sono uscito per portare la bimba a scuola e mi sono accorto che la chiave non entrava, non potevo entrare nel caso. Ho chiamato i pompieri, loro gentilissimi mi hanno detto: oh, veniamo subito. Il tempo di portare lei e tornare, ho aperto un sesto senso, ho detto: ma tanto fammi andare a vedere delle volte. Ho aperto il portone, giù c'era il gatto che mi aspettava e aveva aperto la porta di sopra, in pratica. Meno male. Ad insegnare al gatto come aprire la porta di casa era stata la figlia Melissa. Mi ricordo averle fatto così, l'ho portata qua e l'ho fatta scendere giù così. E lei ha imparato a aprire la porta? Sì. Chissà se il micio Bibi, adottato 2 anni fa, dopo essere stato abbandonato, abbia voluto così ringraziare la sua famiglia. Così sappiamo come fare per rientrare in casa.